In questo video qualche variazione interessante per allenare il tuo false grip. Partiamo a lavorare agli anelli. Allora, prendiamo il nostro anello, vogliamo come prima cosa appoggiare la base della mano e diciamo che corrisponde alla connessione tra palmo della mano e polso all'anello. Quindi questa è la parte fondamentale. Prendete in considerazione che l'anello deve attraversare diagonalmente la vostra mano in questo modo. Una volta che abbiamo settato la posizione, andiamo ad afferrare con il mignolo, poi andiamo ad afferrare con l'anulare, poi andiamo ad afferrare con il medio, strizziamo forte e andiamo a afferrare con l'indice nella fase finale. Il pollice è l'ultimo dito che chiude la presa. Ora, se siete nella posizione corretta di false grip, dovreste percepire che trazionando, anzi direi spingendo il polso contro l'anello, dovreste sentire che questa zona della mano è a perfetto contatto con l'anello stesso. Quindi voi è come se agganciate l'anello con questa parte della mano e spingete verso il basso, trazionate verso il basso, come volete intendere, ok? Quindi da qui tengo questa posizione forte, salda e cerco di creare e mantenere questa connessione. Fatto questo incastro, andiamo a lavorare a braccia tese e a braccia piegate, quindi sono due esercizi diversi. Il primo è a braccia piegate, un pochino più semplice. Abbasso le spalle, mi porto bene in prossimità dell'anello, con il viso, con la fronte. Cerco di portare le spalle alla stessa altezza dei gomiti. Nel mio caso gli anelli sono all'altezza utile, per cui mi basta andare sulla punta del piede e sono all'altezza utile per staccarmi completamente. Ecco, mantenendo questa posizione cercherò di spingere giù le spalle, strizzo i glutei e spingo la base della mano dentro all'anello per agganciare la posizione e sostenere tutto il corpo senza permettere alle spalle di salire verso l'alto. Quindi ingaggio il gran dorsale, tengo questa posizione 90 gradi tra braccio e avambraccio e cerco di sostenermi. Ovviamente questa è una versione completa eseguita agli anelli in cui sollevo tutto il mio corpo. Adesso poi vi farò vedere come lavorare in maniera assistita. Quindi giù le spalle, tengo la posizione e vado a sollevare i piedi, strizzi i glutei, punto i piedi, rimango in posizione, ok? Quindi manteniamo per ora i 90 gradi. Ovviamente posso lavorare su diversi angoli, posso anche arrivare a tenere gli anelli a braccia piegate molto vicini, quindi a completo contatto con il petto, posso arrivare a lavorare a 90 gradi e più vado ad allenare tutti i vari angoli in questa posizione, chiaramente più andrò a essere, come dire, bulletproof nella gestione di questo esercizio. Quindi diciamo che il primo step più semplice è quello di lavorare a 90 gradi. Il secondo step potrebbe essere quello di andare a lavorare in questa posizione. Il terzo step è quello di andare a distendere completamente le braccia. Quindi da questa posizione andiamo a distendere completamente. Per tenere questa posizione in false grip dobbiamo arrivarci progressivamente. Quindi vediamo un attimo come fare se ancora non riesco a sostenere il mio peso, no? Io vi consiglio di utilizzare eventualmente un box, quindi vado a sollevarmi, vado a creare il mio bent arm 90 gradi e appoggio i piedi quanto basta per sostenermi, giù bene le spalle, strizzo forti i glutei, tengo, 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 ok? Questa è una delle variazioni. Chiaramente voglio appoggiare il minimo indispensabile, voglio scaricare il peso del corpo, il minimo indispensabile per permettermi di lavorare in maniera utile, ok? Non devo stare appoggiato sui piedi. Ovviamente stessa cosa per quanto riguarda la posizione chiusa finale, quindi con le nocche vicino al petto, stessa cosa con la posizione in braccia distese. In questo caso non mi serve il box perché posso tranquillamente posare i piedi a terra, quindi false grip,
distendo le braccia, tengo il false grip, piedi a terra. Quindi braccia piegate a 90 gradi, braccia piegate con l'angolo completamente chiuso, quindi sotto i 90 gradi, e braccia completamente tese. Ovviamente ci sono eventualmente tutte quelle variazioni di mezzo che, se costituiscono una debolezza, possiamo comunque andare ad attaccare in maniera specifica. Però queste sono le tre fasi principali di questa posizione. Se non abbiamo la possibilità di avere un qualcosa appeso in alto, non abbiamo lo spazio sotto per poter lavorare su questo esercizio, un'altra possibilità è quella di lavorare sia braccia tese che braccia piegate, ma sul piano orizzontale, quindi sulla tirata orizzontale. Io adesso ho abbassato gli anelli, ovviamente è un esercizio diverso che però potrebbe essere utilizzato in maniera strategica da chi non ha la possibilità appunto di appendersi verticalmente. Andremo a distenderci in plank completamente e il lavoro sarà identico, quindi da qui avrò il mio bent arm a 90 gradi, primo step, poi avrò il mio bent arm a sotto i 90 gradi e poi avrò il mio straight arm, quindi braccia tese. Ok? Mantenendo la posizione dal plank. Il concetto è sempre identico, la posizione è sempre identica, cambia soltanto l'assetto del corpo in relazione a quello che è la linea di tirata e di hanging. Se non avete gli anelli, un'altra alternativa è quella di lavorare con la barra. Devo dire, è un pochino più challenging, però è realizzabile. In primis vi faccio vedere la posizione verticale e poi chiaramente la si adatta anche alla posizione orizzontale. Posizione verticale, vado a creare questa shape e vado a posizionare il mio polso esattamente, la mia base della mano, esattamente sulla barra. Quindi diciamo che creo il mio false grip immaginario e vado a posizionare il polso in questo modo. Ok? Non voglio afferrare la barra con le dita, ma voglio agganciarla con il polso. A questo punto vado a lavorare esattamente come ho fatto prima. Parto dall'elemento in verticale questa volta, a braccia tese, quindi vado a posizionarmi, giù bene le spalle e stacco i piedi. Vedete che cerco di mantenere la presa sempre agganciandomi dal polso senza piegare le braccia. Nel caso in cui mi serve un appoggio, chiaramente piedi a terra, esattamente come ho fatto prima, io utilizzo l'assistenza del pavimento. Se dovessimo lavorare invece a braccia piegate, lavorare a braccia piegate subito utilizzando questa struttura diventa un pochino più challenging, quindi io quello che consiglio è di partire a braccia piegate, ma al contrario, ok? Quindi presa supina, vado ad agganciare la barra, ok? Aggancio bene la barra e stacco. Parto sempre con quella a 90 gradi, eventualmente mi sposto a lavorare con la variazione al petto. Eventualmente, se ho la barra bassa e non ho la possibilità di appendermi verticalmente, stessa identica cosa rispetto a quella che abbiamo fatto con gli anelli. Quindi barra bassa, vado in plank e vado a lavorare sulla posizione a braccia tese dal plank, mantenendo sempre questa presa a uncino, ok? Schiacciando il polso, schiacciando la barra. Per quanto riguarda la presa a braccia piegate, quello che consiglio di fare è utilizzare la posizione di bridge. Quindi da questa posizione andiamo a bridging, andiamo in bridging, tiriamo e manteniamo la presa orizzontale. Chiaramente lavorare in presa orizzontale in una o nella seconda variazione a 90 gradi o meno di 90 gradi è sicuramente più semplice che lavorare nella tirata in questa posizione sul piano verticale. Perfetto, vi faccio vedere un'ultima variazione interessante. Ecco, ho preparato gli anelli, come vedete, agganciati a un elastico. Molto spesso, per iniziare a lavorare sul false grip, utilizzare il proprio peso del corpo, utilizzare anche l'assistenza, quindi con le gambe appoggiate a terra o su un box, diventa non facilissimo per alcune persone e è più semplice invece utilizzare una resistenza come quella dell'elastico e fissare la posizione del false grip. Quindi, se noi fissiamo due anelli a due elastici, è come se avessimo i nostri anelli fissati alla barra. Ok, fissati a due strap. Ora,
Se voi pensate alla posizione in verticale, mi posiziono in questo modo, quindi il mio polso, la mia spalla, il mio bacino sono allineati e andando a lavorare in questo modo posso con poco carico andare a condizionare questa presa, la mia presa nel false grip. Ok, più vado lontano dal rack dove è agganciato l'elastico, più la resistenza sarà ovviamente maggiore. Quindi false grip, mantengo la presa, mi allontano, lavoro sul piano verticale, eventualmente a braccio teso, lavoro sul piano verticale, eventualmente a braccia piegate e oppure con chiaramente anche la massima, il massimo angolo di chiusura, 90 gradi, braccio teso, massimo angolo di chiusura, 90 gradi, braccio teso, ok? Se lavoro con entrambi gli anelli, braccia tese, 90 gradi, massimo angolo di chiusura. Ovviamente dovete trovare un attimo il vostro setup, perché se l'elastico tira troppo mi porta via. Ricapitolo velocissimo delle progressioni. Allora, per chi inizia a utilizzare questa con gli elastici è super interessante, quindi direi step numero uno. Secondo step, per chi ha la possibilità, lavorate con gli anelli appesi nelle varie fasi, chiaramente appesi verticalmente in bent arm o straight arm è sempre la scelta migliore. Se non avete la possibilità di lavorare sulla linea verticale, trovate una soluzione per lavorare sulla linea orizzontale, sempre a braccia tese o braccia piegate. L'ultima possibilità è quella poi di andare ad utilizzare la barra, che a mio avviso è un pochino più challenging, quindi se avete chiaramente gli anelli, partite con gli anelli e poi eventualmente vi spostate anche ad eseguire un qualcosa alla barra. Per oggi è tutto, oggi abbiamo detto un sacco di robe, video lunghissimo, sono morto, see you next time.